Il Covid corre in queste ore nel Piemonte, anche nel Biellese, sono 488 i nuovi contagi delle ultime 24 ore, siamo arrivati a 110 ricoveri, moltissime le persone in isolamento domiciliare. Questa mattina cerchiamo di fare il punto insieme al vicepresidente dell'Ordine dei Farmacisti di Biella e Vercelli, il dottor Marco Sella. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto abbiamo visto tutti delle lunghissime code in tutte le farmacie della zona, un vero e proprio assalto. Sì, assolutamente, in virtù anche dei dati che comunicava lei poc'anzi, questa crescita di contagi, soprattutto nell'ultimo mese, direi poi a maggior ragione adesso a cavallo delle festività natalizie, quindi sempre più persone che magari hanno avuto un contatto stretto con una persona risultata poi positiva e quindi si è moltiplicata questa richiesta di tamponi nelle varie farmacie della nostra provincia. Ecco, ma ci sono delle indicazioni, cioè è sempre così utile e necessario fare il tampone o c'è anche un po' una sorta di fobia, di attenzione fin troppo elevata? Lei che cosa ha rilevato? Beh, allora sì, direi il secondo punto che tocca probabilmente è altrettanto vero perché ci sono magari anche tante persone che poi hanno una fobia a volte forse anche ingiustificata nella corsa, diciamo, a questo tampone, perché poi stando anche alle indicazioni che ci sono state fornite in tutti questi mesi, comunque ci sarebbe sempre da aspettare poi un certo lasso di tempo prima di sottoporsi ad un tampone dopo aver avuto il contatto con appunto, un paziente risultato positivo. Certo, ci sono magari persone che comunque anche a livello psicologico preferiscono magari cercare di farne più possibile, più giorni consecutivi, magari appunto risulterebbe più opportuno anche per una gestione migliore dal punto di vista logistico-organizzativo, magari aspettare i canonici 4-5 giorni o almeno 3, ecco, che ci sono sempre stati comunicati in Certo. tutti i mesi prima di sottoporsi appunto al tampone rapido. Senta, ma quindi adesso le farmacie sono davvero in affanno? Stando ai numeri, sì, alle richieste di sicuro al momento, sì, diciamo assolutamente da quando le farmacie fanno questo servizio direi che è il periodo più caldo, ma appunto anche in virtù del fatto che nel Biellese credo sia anche adesso il periodo con maggior numero di contagi di persone risultate positive, ecco. Tra l'altro il tampone rapido, anche stando così all'ultimo decreto, poi non è semplice stare dietro anche a tutte le novità, ma il tampone rapido ha una vera e propria valenza. Ad esempio, alla fine di una quarantena, vale, come risultato effettivo, è così? Assolutamente, sì, con le ultime modifiche a livello del decreto legislativo è stato riconosciuto il tampone rapido anche eseguito nelle farmacie o comunque il tampone rapido in generale la stessa valenza del tampone molecolare che fino a pochi giorni, poche settimane fa era quello necessario appunto per ottenere via libera in seguito ad una positività al Covid-19. Allora, noi intanto veramente la ringraziamo e anche insomma con lei tutti i farmacisti che in queste ore stanno lavorando non poco. A presto, buon lavoro. Grazie, altrettanto a voi, buongiorno.